Buongiorno, mi chiamo Babini Jessica, sono l'infermiera referente del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Ravenna. Il centro è situato al CMP, al primo piano, in via Fiume Abbandonato 134. Abbiamo anche un ambulatorio a Cervia, sempre al primo piano, all'ex ospedale San Giorgio. Per accedere al nostro ambulatorio necessita una prescrizione da parte del medico di medicina generale. Con scritto visita geriatrica per disturbi cognitivi o deterioramento cognitivo. A questo punto l'appuntamento viene preso a CUP. Nel caso in cui ci dovessero essere i criteri, e questo lo sanno i medici di base, per una visita in regime di priorità, è il medico di base che prende contatti diretti con il medico geriatra. Dopodiché, se appunto sussistono questi criteri, viene dato un appuntamento tramite un'agenda interna. Per quanto riguarda invece i vari controlli, questi vengono scadenzati direttamente dai geriatri, però in caso di bisogno noi siamo sempre qua. Per quanto riguarda gli operatori appunto del centro, c'è cioè l'infermiera, ci sono i geriatri, la psicologa e l'assistente sociale. Noi praticamente lavoriamo sempre continuamente in stretta relazione, ci confrontiamo sui casi, facciamo delle riunioni spesso tra di noi appunto per fare il punto della situazione e tutto. Però oltre a lavorare tra di noi, collaboriamo con la rete dei servizi territoriali, con il nucleo di continuità ospedale e territorio e poi collaboriamo anche con le associazioni di volontariato appunto del territorio. Realizzare che l'infermiera case manager del centro di studi cognitivi è una figura che partecipa a tutte le fasi della malattia, dall'accoglienza al sospetto diagnostico, alla presa in carico con i relativi follow-up, fino alla fase avanzata e terminale della malattia. Un compito molto importante è quello del counseling telefonico, attraverso il quale appunto le famiglie possono contattarci di modo da poter dare subito delle risposte a dei quesiti, dei consigli, metterli poi in comunicazione con gli altri operatori del centro, essendo poi lei appunto l'anello di congiunzione con tutti questi operatori. Il numero di telefono è lo 0544 28 6629 e rispondiamo tutte le mattine, nei giorni feriali, dalle 9 alle 13. Abbiamo anche una mail cdcd.ra@usoromagna.it. Arrivederci a tutti. Sempre nell'ambito territoriale di Ravenna, il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Lugo si trova presso il presidio ospedaliero dell'azienda ASL, Viale Masi 4. Il recapito telefonico è 0545 21 42 49. Il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Faenza si trova presso il presidio ospedaliero dell'azienda ASL, Viale Stradone 9. Il recapito telefonico è 0546 601044. A fianco delle attività di valutazione, diagnosi e cura dei medici geriatri all'interno dei CDCD aziendale, gli psicologi svolgono attività di valutazione neuropsicologica, ma anche psicosociale, intesa come conoscenza, valutazione e approfondimento del funzionamento cognitivo, relazionale, ma anche dell'assetto emotivo comportamentale del paziente.
Lo psicologo può supportare il medico geriatra nella fase di comunicazione della diagnosi alla persona con demenza e al proprio familiare. Il centro disturbi cognitivi offre interventi individuali o di gruppo, di supporto, di consulenza, di informazione, rivolti sempre alla persona con decadimento cognitivo, ai loro familiari o ad altri operatori. Specifica consulenza rivolta in particolare ai familiari è quella inerente alla manifestazione dei sintomi psicocomportamentali della persona con demenza. Questo tipo di intervento psicosociale offre la possibilità di ricevere informazione, formazione e supporto rivolta appunto ai familiari e ai caregiver principali, permettendo di conoscere senso, significati della modificazione del comportamento e del mondo psicoaffettivo del proprio caro con demenza e individuare insieme specifiche strategie il più possibile adattative. Questo tipo di intervento può essere erogato presso gli ambulatori dei centri disturbi cognitivi e in qualche realtà al domicilio. Lo psicologo del centro disturbi cognitivi e demenze, in stretta collaborazione con le altre figure professionali del centro, può indicare l'opportunità di ricorrere a trattamenti non farmacologici rivolti alle persone con deterioramento cognitivo. Questi interventi possono comprendere trattamenti di stimolazione cognitiva di gruppo o altri interventi di inclusione, specifiche attività motorie, espressive o occupazionali all'interno di una progettualità condivisa con i professionisti della rete. Le proposte vengono personalizzate e calibrate in funzione delle aspettative, dei bisogni, delle motivazioni, ma anche delle abilità della persona con demenza, ma anche dei bisogni prevalenti all'interno dei nuclei familiari. Gli interventi psicosociali vengono programmati e realizzati in stretto raccordo con gli enti locali e con le tre associazioni Alzheimer dei territori.